FEDIOS, l'associazione nazionale che riunisce le persone con osteoporosi, ha un nuovo presidente. Si chiama Milly Donati, è una dottoressa, è un medico, l'abbiamo incontrata qui a Bologna in occasione del 19° congresso nazionale della SIOS per farci raccontare il presente e il futuro di questa importante associazione. Dottoressa Donati, allora innanzitutto contenta o preoccupata? Cosa prevale? Ma veramente sono molto emozionata, molto contenta e molto desiderosa di emulare quello che ha fatto il mio collega prima di me, dottor Silveri, di farlo nel miglior modo possibile. Quindi non sono emozionatissima, ma sono molto felice. Bene, questa è una cosa importante, essere contenti delle cose che si fanno. Qual è la FEDIOS che lei eredita? Cos'è oggi FEDIOS? Allora, FEDIOS è un'associazione di persone che curano, che cercano di fare conoscere l'osteoporosi, ma prioritario a mio avviso è anche quello di prevenire l'osteoporosi e di curare chi sfortunatamente non l'ha prevenuta, ma bisogna applicare nell'eventualità in cui abbia questa malattia, trattarla, curarla e appoggiare i pazienti. Senta, come immagina la FEDIOS di domani? Cosa bisognerebbe fare secondo lei per far sviluppare questa cultura che lei ci stava spiegando? Secondo me la gente deve conoscerci di più, deve capire quanto è importante questa malattia che è misconosciuta in realtà da molta gente ed è in realtà una malattia che fa molti danni e crea delle grandi disabilità, ma non solo nelle persone anziane, che ovviamente già sappiamo che sono per le persone anziane, ma anche per le persone giovani, che possono, anche bambini che non hanno la capacità di assorbimento di quello che viene chiamata vitamina D, ma in realtà è un ormone D che permette al calcio di fissarsi alle ossa e che nei bambini può capitare non essere assorbita e non essere curata. Quindi vorrei fare in modo che di prevenire l'avanzamento di questa bruttissima malattia. Senta, che messaggio possiamo dare ai pazienti? Cosa gli diciamo, dottoressa? Di sintonizzarsi su internet, su FEDIOS, e di far sì che i nostri incontri, le nostre notifiche, le nostre cose diventino usuali e disponibili per tutti.